In questo test di altissimo livello, sì? ad ogni risposta tu salirai di una posizione. Salirai. Allora, il principio di Archimede, quello più famoso, enunciamelo bene però. È difficile dire. No, difficile è una Madonna. Principio, cioè, voglio dire. No, come la Madonna. No, dicevo, difficile, non è difficile. Il principio di Archimede? Il principio di Archimede. Ne aveva tanti di principi. No, uno, quello famoso, quello famoso. Dell'acqua. Dell'acqua. Beh, quello famoso, un corpo. Un corpo che galleggia. Perché? Ah, galleggia perché? Perché è spinto. Devo dirmelo questo principio. Andiamo avanti. C'è la pressione dell'acqua. La pressione dell'acqua. Vabbè, no? Ma devi esprimere questo concetto. Gli autori dell'Orlando Furioso e dell'Orlando Innamorato. Allora, dell'Orlando Innamorato, Matteo Maria Boiardo. L'Orlando Furioso, Ludovico Ariosto. Fantastico. Come si trova l'area del cerchio? Però quella della pressione mi interessava di più. Dopo ti ritorno. Come si trova l'area del cerchio? Dipende. No, dipende. Dipende da che punto sei. Un'altra, il nome dell'unica galassia visibile ad occhio nudo, Vittorio. L'unica galassia. Non l'unico nudo visibile da una galassia, ma l'unica galassia visibile ad occhio nudo. Andromeda. Non so proprio. Andromeda. Ma chi l'ha detto? Facciamone un altro. No, non ti do recupero, professore. Si siede, professore. Potremmo continuare, è divertente. No, poi andiamo avanti. Andiamo avanti, allora Elisa, vorrei che tu dessi così un giudizio, siccome sei comportato il professor Sgarbi, io vorrei intercedere per un'amicizia, vorrei... Vittorio Sgarbi ha raggiunto l'ottava posizione e quindi impreparato. È così. Allora, visto che abbiamo un po' così insistito su Sgarbi, io continuerei a fare vedere un piccolo assaggio di quello che è successo a Sgarbi in una trasmissione. Ma Luca, lo sai che questo devo dire io? Ma dillo, fammi vedere come l'arte che hai studiato, fammelo vedere. Dai. Adesso vediamo un piccolo antipasto del groove che ho colpito Sgarbi per voi. Non abbiamo molto da fare, sì. Guardiamo lei alla televisione che dice un mucchio di str***e sempre. Sì, è vero, sì, sì. Ne dice una dietro l'altra. È vero. Quando... Dove dobbiamo arrivare? Ma ancora due. Quando... La cosa che ci interessa di più. Qual è la... Beltà, splendea. Splendea, nei tuoi occhi la beltà ridente e fuggitiva. E poi arrivederci, grazie. E poi dopo c'è... Perché questa è una poesia abbastanza importante, nel senso che ricordi ancora e poi purtroppo non essendo più così non ti chiamo ormai da 10 anni perché beltà non splende più. 5 maggio velocemente di Teltoni. 5 maggio di cosa? 5 maggio. Manzoni, e i fu siccome immobile. E fussi come immobile. È la canzone, Toni. E fussi come immobile. Non succedere. Dato il mortal sospiro. Sospiro. Stette. Stette, participio. Stette. La spoglia in memoria. Orba. Di tanto spiro. Spiro. Va bene. Questo è un casino, però. Va bene, io andrei questa avanti. Perché meglio. Se no, le teniamo per dopo. Forse possiamo farne ancora. Spiro. Ce n'è ancora qualcuna. Una del Carducci, dai. L'albero cui tendevi la pargoletta mano. Il verde melograno, dai bevermi gli infiori. Pascoli, oh cavallina, Pascoli. Non me la ricordo. Cosa facevi a scuola? Era l'ultimo banco. Pascoli, oh cavallina. Storna. Storna cosa faceva? Cosa faceva? Che portavi? Portavi con te? E con te. Colui che non ritorna, dai. Io una cosa da di Foscolo, a Zacinto, ne più mai toccherò le sacre sponde. Sponde dove il mio corpo fanciulletto. E vai il professore! L'ultima! Tamo pio bove! Non è un insulto, non è diretto a te. No, è una... Emite un sentimento. Emite un sentimento. O il suggeritore. Di vigore. Emite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondo. Bravissimo!
Allora, se per favore mi staccate Nina dal fidanzato un attimo. No, perché stare a pomiciare in quinta. Ma chi ha? Ma che cosa? Ma è malato. Sempre abbracciata questo uomo qua. Sì, ma... Stai con me. Luca, l'amore. Stai con me. L'amore. C'è Vittorio. Lo so, io voglio fare una domanda da lui. Allora, ecco, aspetta, guardiamoci un attimo il lancio del secondo bluff e dopo ti faccio tutto quello che... Anche più di una. Più di una anche. Vittorio è molto disponibile. Molto. Benvenuti su Telenord, stasera è tornato con noi Vittorio Sgarbi, l'ultima volta che ci eravamo visti era stata per la trasmissione post-elettorale. Stasera su Telenord parliamo di volontariato e parliamo anche di prostituzione, però partiamo subito con un caso, è il caso della signora Cesira Italia Fabbri, se non sbaglio, ha un nome così composto, che ha passato la vita, lei quanti anni ha facendo la prostituta? Ho fatto per 30 anni la vita e poi... Ad un certo punto ho deciso di occuparmi delle donne, delle prostitute, delle ragazze, io le chiamo le ragazze, che dopo tanti anni di umiliazione, di frustrazione, di problemi, di soprusi, non sanno dove sbattere la testa. E allora io, che ho ricevuto in eredità un terreno con una casa molto bella nell'entroterra Ligure, ho deciso di fondare una casa di cura e di riposo per le ex battone. Ho capito, ma è cambiato, cioè cos'è cambiato nella prostituzione? Adesso ci sono tutte queste... Mi spiego, Villa Venere si autogestisce, perché noi lavoriamo la terra, coltiviamo la terra. Non ha aiuti dello Stato. Non ha aiuti dello Stato, anche per quello che sono venuta qui io. Ma tu che sei al di sopra dei bigottismi, cioè di queste cose, io credo che sia un dovere dello Stato contribuire al mantenimento della prostituzione. Ho una particolare attenzione. Infatti lei c'ha un po' l'aria di uno di quelli che va frequente. Ma se più che frequentarle proprio... Lei è stato con qualche mia collega. Sì, molto spesso. È vero? Sì, ma però stavamo parlando, mi scusi, della... Cioè, cercavano di strappare a Vittorio un impegno, mi sembra. Io cercavo di dire questo. Noi vogliamo istituire un museo della moda. Ottima idea. Dove vogliamo ripercorrere tutta una serie così di... con oggetti, opere d'arte, reperti storici, anche cinematografici, audiovisivi, tutto il percorso meretrice. Una cosa culturale. Mi sembra che sia una cosa, abbiamo anche dei grossi reperti storici, un paio di mutande di Benito Mussolini che ci ha dato la mamma di una delle ragazze che vive da noi, e anche delle fotografie di Gabriele D'Annunzio in atteggiamenti equivoci con alcune ragazze di un bordello, che questo dovrebbe... Sì, dovrebbe, certo, sì. Come faccio io a trovare equivoci, no? Non è equivoco. Sì, sono equivoco. Ma questa villa state lì, trapensionate? Noi stiamo lì trapensionate, curiamo le nostre cose. Vivete di ricordi. Abbiamo molto da fare, sì. Guardiamo lei alla televisione che dice un mucchio di stronzate sempre. Sì. Ne dice uno dietro l'altro. È vero. Sì. Ma se viene il figlio di una prostituta che è diventato Finocchio, cosa fate? Lo mandate via? Lo mandiamo via subito. Subito? E la subito. Madre? La madre no. No, io non capisco, lei si accontenta delle mutande di Mussolini, roba vecchia, signora. Io sarei già contenta di avere le mutande di Sgarbi, guardi un pochino. Io vorrei tanto chiedere allora alla professor Sgarbi se vuole essere presidente onorario del nostro museo dell'amore, a titolo gratuito, naturalmente, perché noi non possiamo pagare nulla. Come prostituta non mi pagate? No, lo deve fare. Ma lei gratis ha fatto qualche... Mai. Però mai. Io devo farlo. Io ho avuto anche un moroso. Niente, anche lui pagava. Anche lui pagava, anche le faccio lo sconto, guarda. Gli faccio lo sconto, però anche perché pagare. Darla via gratis è contrario alla mia morale. Ecco, anche la mia. Sinceramente, che proprio non ho mai riuscito di darla via gratis. Cercavo di farmi pagare, farti pagare dalle prostitute. Ma lei non era nei casini, colleghi. Perché lei ha una certa età, quindi forse era nei casini. Io ho fatto un anno di esperienza nei casini e le garantisco che era molto meglio prima. È quello che dico anche per me, è molto meglio. Io sono per il referendum che faremo per abrogare la legge Merlin e riaprire le case chiuse. Lo dica chiaro che lei
ha anche così sì, un po' no. I suoi favori vanno verso non soltanto le prostitute ma anche un altro genere. Anche i travestiti, sì, sì. Anche sì, travestiti. Sì. Alle piacciono anche i travestiti. Bella figura che ci fa davanti a tutti quanti. Ma cosa vuole? Non mi preoccupo. Ah, non si preoccupa. Vedo che lei è così bella e quindi. Però è carino il travestito. Lo sapevo che era storto Sgarbi. Sì. Non è mai piaciuto lei, lo sa. Un po' l'atteggiamento, un po' del papone. Ha ragione, sì. Ecco perché non mi piace lei. Infatti io il papone ce l'ho mai avuto tutta la vita. Ma le piacevano non però le case chiuse? Non ce l'ho mai chiuse. Avuto tutta non la vita, sono stata fortunata. Lei è stata molto brava, però in realtà... Porca miseria, ladra Sgarbi. Una volta mi hai detto, ma perché ti fai mettere il nome nella pubblicità che tu sa chi sei? E tu sei... Barbara De Rossi. Barbara De Rossi. Allora, quanto vuoi? Ma allora che trasmissione è? Fatti vedere. Vedi. Grande. Cinque ore di frutto. Cinque ore di frutto. Senti, no, devo dire, è straordinario. Non potevo mica incantare, però d'accordo. Ma eri talmente straordinario che lui è d'accordo. D'accordo su tutto. Sei stata straordinaria. Non sono riuscita a farla arrabbiare come insomma come volevano gli autori, però io ci ho provato come una turca. No, Nina, vieni un attimo. Ci ho provato come una turca. Nina, vieni. Perché io volevo fare una domanda. Noi lo so, tu da quale iniziamo a fare delle domande a Vittorio? Fai le domande a Vittorio. A Vittorio? Allora, a Vittorio. Non va male, non è a me. A te dopo. A me dopo. Dimmi. Allora. Dico con parole tue. Lei, con parole mie, sì, giusto? Non con quelle. Posso? Vai. Grazie. A lei. Allora, lei che sempre critica quali degli altri, ma lei sa disegnare? No. Ti interessava quello, eh? Sì, proprio quello. Volevi sapere, cioè, se Vittorio è anche un creativo, oltre perché che... Perché sempre critica, sì, quali degli altri, no, ma... Sono però devi veramente... fare delle altre cose straordinarie. Però anche molti artisti contemporanei non sanno disegnare. Lo so, ma questa si dice. Questa si dice. Disegno non è più tu. Allora, rimanete qui con me. Perché terzo due? Chi lo fa? Ecco Pitto Strano, ma vero? Con Cristina Parodi e Jane Gnocchi. Ah, vediamo un po'. Gnocchi. Tu così, mi ha ripreso. Provi, prego.